Nuovo calendario di appuntamenti per la campagna Beach Covid Free, con la quale la ASL di Teramo, grazie a un camper attrezzato, offre la possibilità alla popolazione di sottoporsi a vaccino e tampone sulla costa. L'iniziativa varata il 2 luglio scorso finora ha fatto registrare numeri importanti, 5.750 vaccinazioni di cui 220 a turisti. Sono stati inoltre circa 900 i tamponi eseguiti che hanno portato all'individuazione di 3 positivi, risultati resi possibili anche grazie alla sinergia tra l'azienda sanitaria e i sindaci della costa. Ieri abbiamo avuto una grande partecipazione alle vaccinazioni, ma anche tamponi. Oltre 330 persone hanno partecipato alle vaccinazioni e quasi 100 persone invece hanno effettuato lo screening tampone rapido. E il significato è che c'è voglia di procedere rapidamente anche in vista del Green Pass, che sarà un importante passo sia per esigenze lavorative, sia per gli spostamenti, sia per i vacanzieri, sia per coloro che dovranno spostarsi, per gli operatori turistici che hanno esigenza, insomma, di mettere in regola i propri lavoratori. Quindi noi invitiamo sempre a partecipare a questi momenti, ce ne saranno ulteriori 2, il 10 di agosto e il 24 di agosto, sempre presso Largo Fava, nei pressi del Palazzo Polifunzionale. Avvicinare all'utente, avvicinare al cittadino al servizio è sicuramente importante, ma c'è stato anche un impulso per via del Green Card, ma anche per via del fatto che comunque la variante Delta, nonostante i vaccini, comunque è presente sui territori. Qualche positivo l'abbiamo anche a Pineto. È importante che ognuno, insomma, faccia il proprio dovere, ed è questo, credo sia questa la ragione per cui ieri centinaia di persone erano in fila, non solo residenti ma soprattutto turisti che hanno potuto approfittare, diciamo, di questo servizio per evitare di ripartire e tornare alla propria città, quindi anche un aiuto, se vogliamo, all'economia turistica locale.